Un'intercettazione tra due pregiudicati rintracciata in un altro procedimento nella quale si fa un chiaro riferimento al presunto mandante dell'omicidio dell'architetto pescarese Walter Albi e al ferimento grave dell'ex calciatore Luca Cavallito. Quella Natale Ursino, componente di una nota famiglia legata all'Ndrangheta, anch'egli imputato insieme al presunto autore dell'agguato Cosimo Nobile e al presunto fiancheggiatore Maurizio Longo, quest'ultimo presente oggi in aula. Un documento probatorio ritenuto particolarmente importante dal pool di magistrati, coordinato dal procuratore capo Giuseppe Bellelli, dal procuratore aggiunto Anna Rita Mantini e dal PM Andrea Di Giovanni, e per il quale è stato chiesto al GUP Francesco Marino l'integrazione. Di contro, le difese hanno chiesto, dopo la visione del documento, la trascrizione integrale. Ulteriore richiesta fatta dalla difesa di Nobile è quella di poter avere la nomina di un perito che proceda alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali che sono state indicate nel 415 bis. Quindi l'interesse di questa difesa è conoscere il contenuto di queste intercettazioni per poter affrontare con piena cognizione questa udienza preliminare. Secondo prassi non sarà necessario sospendere il procedimento in attesa della consegna agli atti della trascrizione affidata all'aperito Matteo Fasciani, questo per non rischiare la scadenza dei termini di custodia cautelare per Cosimo Nobile e Maurizio Longo. L'eventuale presa a visione può avvenire in fase dibattimentale dopo il rinvio a giudizio che potrebbe già arrivare all'udienza del prossimo 1 febbraio. Intanto costituite le parti civili con Luca Cavallito, rappresentato dall'avvocato Sara Di Cecco, i genitori di Cavallito, rappresentati da Ernesto Torino Rodriguez, e la figlia e l'ex moglie di Walter Albi, rappresentate da Matteo Di Martino. Siamo tranquilli perché il lavoro della magistratura inquirente è stato molto capillare, e c'è stata anche una risposta rapida e veloce da agosto 2022 subito. Si sono attivati e non è stata lasciata alcuna strada intentata, e quindi siamo fiduciosi che si possa arrivare poi a disvelare anche processualmente quella che è una vicenda brutta che ha interessato la città di Pescara stessa, anche per come è stato efferato il crimine. Speriamo che si giunga a conoscere la verità su quello che effettivamente è accaduto, speriamo che venga tutelata la memoria del compianto Walter e anche gli interessi della bambina.